Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Iniziamo subito con questo sermone che è un sermone dottrinale. È un sermone dottrinale, si differenzia dagli altri perché non andiamo ad esortare o a creare guarigione interiore o a incitare, ma ci concentreremo soprattutto su chiarimenti. Su dottrina proprio del Signore, perché il popolo di Dio deve conoscere la verità e questo tipo di predicazione ci permette di crescere come corpo di Cristo, come Chiesa, ci permette di crescere a statura di Cristo per non rimanere dei bambini spirituali. Quindi oggi parliamo del relax, del riposo, del giorno di riposo. Del vero giorno del riposo. Perché è importante? Perché è un comandamento di Dio. Vogliamo già leggere Esodo 20, da 8 a 11. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Che strano però che sta scritto sabato. Oggi che giorno è? È domenica, strano però. Che traduzione è questa, Nico? La nuova. La nuova di Davide, quindi una versione riveduta. Andiamo a vedere una versione più fedele alla parola di Dio. Possibile che c'è scritto sabato, visto che il sabato è stato inventato dai Romani 300 anni prima di Cristo? È impossibile che 1500 anni prima di Cristo ci fosse un sabato. Strano, no? Molto strano. Quindi oggi, come ho detto, questo è un sermone dottrinale per capire in profondità come si studia la parola di Dio per evitare false dottrine. Quindi vediamo una traduzione più fedele. Cosa ci dice? Ci legge ovviamente solo i versetti dove c'era scritto sabato, tipo il versetto 8, tipo l'ultimo versetto. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Ah, ok. Ricordati del giorno del riposo. Non c'è scritto del giorno di sabato. E l'ultimo versetto cosa dice? Perché in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò al settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Il giorno del riposo, il settimo giorno è il giorno del riposo. E c'è anche il versetto 10. Ma il settimo giorno è il riposo del Signore Dio tuo. Bene, bene, grazie. Riposo. È molto importante che Dio quindi ha stabilito un giorno del riposo. Andiamo per gradi per capire tutto l'insegnamento che vogliamo trarre oggi. Quindi andiamo per gradi. Innanzitutto è importantissimo, capiamo che è molto importante per Dio che ci sia un giorno di riposo. Perché? Perché questo rispecchia quello che ha fatto Lui. Che in 6 giorni ha fatto tutto, il settimo giorno cessò di fare ogni tipo di creazione. Quindi, perché ha dato il riposo? Perché c'era il lavoro per l'uomo, no? L'uomo lavorava la terra. Alcuni pensano che il lavoro è stato dato come punizione per il peccato, ma questo non era così. Loro già avevano, diciamo, già l'uomo aveva avuto il compito di lavorare la terra prima ancora del peccato. Quindi non è il lavoro punizione per il peccato, è che dopo il peccato il lavoro è stato, è diventato duro, è diventato pesante, diciamo il sudore della tua fronte. Quindi dopo il peccato è diventato veramente faticoso il lavoro. Però Dio sta dando il giorno di riposo, sta dando dignità al lavoro e quindi sta dando dignità al giorno di riposo e soprattutto dignità all'uomo, all'essere umano. Perché? Anche qui
c'è l'amore di Dio, anche nel comandamento, anche in un sermone dottrinale, noi vediamo l'amore di Dio che pensa, che sa che noi abbiamo bisogno di quel riposo, che ne abbiamo veramente bisogno. Quindi, ora sembra strano perché ora noi viviamo in una società dove la filosofia capitalista ha reso ogni giorno quasi uguale, ma prima non era così. In tutta Europa i negozi chiudevano la domenica, si facevano le compere importanti, le compere, le spese, no? Importanti, si facevano in settimana perché la domenica era tutto chiuso, era veramente un giorno di riposo. Ma adesso non è così, ora sembra che no, l'attività lavorativa è diventata una cosa, il commercio alla base dell'evoluzione della società, cosa che invece spiritualmente rappresenta solo un degrado in realtà. Questo lo chiamano progresso, ma non lo è assolutamente, così come le persone maniache del lavoro, più quello è un lavoratore che non si ferma mai e più una persona, cioè Dio non ha comandato questo, ti devi fermare un giorno perché Lui lo ha santificato per Lui. Santificato significa messo da parte, appartato, un giorno che deve essere appartato per Dio, di cessare ogni tipo di attività, di smettere di fare qualsiasi tipo di attività per dedicarlo al Signore. E questo è amore reciproco, che Dio lo ha donato per noi questo giorno di riposo e noi lo usiamo per dedicarlo a Lui. Anche questo, in questo c'è amore, tanto amore. Anche dedicare il tempo. Noi dedichiamo tempo a qualcosa o a qualcuno che ci piace molto, vero? Noi quando ci teniamo ad una cosa o soprattutto ad una persona, quello che facciamo è dedicare tempo a questa persona. E così deve essere naturale per un cristiano che ama Dio farlo con tutta naturalezza, con tutto il cuore, non perché deve, ma anche se dovrebbe, perché è un comandamento, però lo fa sì perché è un comandamento, ma lo fa con amore, lo fa di spontanea volontà, con tutto il cuore, lo fa per amore. Pensate, quando uno è all'inizio dell'innamoramento, è nel primo amore, cosa fa? Anche quando non sta con la persona, sta tutto il tempo a dedicare i suoi pensieri a quella persona e poi fa di tutto, va contro tutto e tutti pur di stare con quella persona. Quello è il primo amore. Quella è la passione del primo amore, quello che è stata un motivo di rimprovero per la chiesa di Efeso in Apocalisse, che avevano perso il primo amore. Vi ricordate? Io contro di te questo, dice, che tu hai perso il primo amore. Dio vuole, talmente Lui è grandioso nell'amore passionale in tutto e fervente in tutto, che ci si aspetta anche da noi questo tipo di passione, di amore acceso per Lui, come se fosse ogni giorno la sensazione del primo amore. Vi ricordate com'è il primo amore? Così dobbiamo essere con Dio. E questo giorno del Signore, il giorno di riposo al Signore, santificato per Lui, rappresenta anche amore. Purtroppo però, dicevo, sia nella società e purtroppo anche sui pulpiti, si tralascia un po' quello che invece per Dio è importante. È importante perché sta nei 10 comandamenti, c'è scritto ricordati, cioè non ti dimenticare, ricordati, è una cosa che tu ti devi ricordare. Quando si parla di questo argomento, si pensa che l'unica cosa importante sia capire se il giorno di riposo sia il sabato o la domenica. Perché c'è una corrente religiosa che si chiama gli avventisti del settimo giorno, che sono i principali promotori di questa discussione. Perché secondo loro non è una vera chiesa chi non si riunisce di sabato e trasgredisce il comandamento e come che non fai parte della chiesa, è una cosa che pongono tantissima enfasi sul sabato. Quindi, riguardo a questo comandamento, capiamo quindi che ci sono due cose importanti. Uno, capire che cosa significa riposare, il relax di cui Dio parla.
che un comandamento per noi che cosa realmente significa. E l'altro dobbiamo capire il giorno in cui dovremmo riposare. Ok? Quindi adesso ci concentriamo sul vero riposo. Cosa significa riposo? Nell'ebraico biblico ci sono diverse parole che traducono riposo, come Shisvot, Shabbat, Shabbaton, Shabbat, Shabbetoto, Sabaton, Menuha, Menuhat. Queste parole si traducono con riposo. La parola invece più comunemente utilizzata per riposo è Shabbat, è una di queste che la ritroviamo più spesso, è Shabbat. Anche se la sua migliore traduzione, cioè il significato reale di questa parola, è cessare di lavorare, smettere di fare un lavoro. Quindi riposare diventa un sinonimo. Non è sbagliato dire, tradurre quella parola che noi ritroviamo in questi testi con riposo. È giusto riposo, è un sinonimo, ma quando viene attribuito a Dio, noi sappiamo che il significato reale di quella parola, che è più idoneo quando pensiamo a Dio, è cessare di fare i lavori. Ed è quello a cui si riferisce Genesi 2:2, quando Dio crea tutto in 6 giorni e poi c'è scritto il settimo giorno si riposò. Quindi dovrebbe essere il settimo giorno cessò di fare i lavori. Ripeto, sono sinonimi, non è sbagliato riposo, è giusto riposo, ma dobbiamo capire che il riposo di Dio non è come noi che ci stanchiamo e quindi poi quando cessiamo di fare i lavori ci riposiamo, no? Quando cessiamo di lavorare ci riposiamo. Dio semplicemente cessò di fare i lavori. Mi sono spiegata? Sicuro? Ok. Quindi, anche se può sembrare di poca importanza questa sottigliezza, in realtà non lo è. Perché quando non si capisce una parola della Sacra Scrittura, è lì che si creano false dottrine, cattive interpretazioni e si creano diverse correnti religiose che non fanno altro che confondere le persone che si vogliono avvicinare a Dio. Non fa altro che allontanare le persone che magari si vorrebbero convertire perché non sanno qual è la cosa giusta. Quindi è molto importante capire realmente cosa c'è scritto, cosa veramente Dio ha detto. Infatti, quando studiamo bene, vediamo che tutto torna, che tutto coincide perfettamente, perché in realtà poi le false dottrine hanno sempre delle contraddizioni. Infatti vedremo che chi in modo erroneo traduce con sabato, perché dovete sapere che ci sono delle correnti sabatiste che hanno fatto tante traduzioni della Bibbia, queste correnti sabatiste che si basano appunto sul giorno che è il sabato, hanno tradotto così. Dovete sapere che nel corso della storia hanno preso in mano diverse case, diciamo, di pubblicazione della Bibbia, hanno preso in mano case editrici, grazie, non mi veniva il termine, hanno preso in mano questo della traduzione della Bibbia, cioè non sempre i cristiani fedelissimi e ferventi, di sinceri, hanno fatto tutto loro, cioè non sempre hanno potuto prendere in mano tutte le case editrici per far sì che le traduzioni andassero per il verso giusto. Infatti il sabato lo ritrovate solamente nelle vendite, solamente nelle traduzioni posteriori. Questo un cristiano lo deve sapere. Così anziché diventare cristiani uno contro l'altro, io il sabato, l'altro, tutti sarebbero concordi con una stessa mente se conoscono un po' la storia e se hanno il cuore di capire realmente quello che Dio vuole. Quindi quando Gesù in Giovanni 5:39 ci ha detto investigate le scritture, vuol dire che noi dobbiamo investigare parola per parola, perché ogni parola è importante. Gesù lo ha detto, Gesù ci chiama a investigare le scritture, a passare del tempo a investigarle, perché i dettagli sono quelli che creano gli errori dottrinali. Con tanta facilità si mettono persone sul pulpito a insegnare, a predicare, per amicizia, per familiarità, si mettono persone a predicare. Non dovrebbe essere così,
Pensate a quante false dottrine ci sono per leggere superficialmente la parola di Dio. Pensate alle donne col velo, quando la parola velo non c'è mai scritta nella parola. La parola parla di copertura dei capelli della donna, che devono essere lunghi. C'è scritto alla fine di tutto il versetto che alla donna i capelli sono stati dati al posto della copertura o del velo, che non è velo ma era il perivolaio, che è quello che avvolgeva tutte le donne dell'epoca giudaica, di un tempo. Ma chi vuole, ci sono degli studi approfonditi sia sulla pagina Facebook sia su YouTube. Il velo è un falso insegnamento, come un falso insegnamento la decima. La decima è un falso insegnamento. Per chi vuole investigare le scritture e vedere alla luce di tutti i versetti della Bibbia e della storia che Dio ha fatto per venire a noi e dei suoi comandamenti, delle sue parole, chi vuole conoscere la verità, anche di quello trovate un video. La Bibbia, la decima, in due parti. Chi vuole Bibbia alla mano lo può investigare, come Gesù ti chiama a investigare. O come la donna non può predicare. Guarda caso, Dio ha sempre utilizzato tante donne nella predicazione. Alcuni pensano che non ci sono state donne pastori, quando invece Priscilla era pastore di una chiesa chiamata anche collaboratrice apostolica di Paolo. Anche di questo trovate un insegnamento, sempre in due parti. La donna può predicare sia su Facebook che su YouTube. Quindi anche su questa dottrina del sabato e della domenica, che purtroppo con grande dispiacere si vedono tante discussioni tra cristiani, che anziché essere contraddistinti dall'amore si vede tutt'altro, sia sui social che nella vita reale, ed è una vera tristezza vedere questo. Piuttosto, anziché perdere tempo nei litigi, bisogna passare tempo per investigare le scritture, spogliandosi e scacciando ogni spirito d'orgoglio, che non importa se finora hai pensato così, non c'è orgoglio. Se di uno si deve evolvere nella conoscenza, deve scacciare via, deve mettere a morte se stesso, deve mettere davanti l'importanza di seguire Dio e la parola. Non c'è orgoglio nel dire: ah, io pensavo così, ma ho investigato e adesso conosco meglio e cresco a statura di Cristo, con la mente di Cristo. Dovremmo essere di un'unica mente. Quindi, ora la questione è, dunque abbiamo capito che è importante il riposo, giusto? Dio ce lo dice in un comandamento, lui stesso l'ha fatto, come l'ha fatto lui, vuole che nella vita, come lui al principio, nel principio in Genesi lo ha fatto, vuole che nella vita naturale anche tutte le sue creature rispecchino quello che lui ha fatto. 6 giorni lavora, l'ultimo, il settimo giorno, cessa di lavorare. E questo è chiaro. Ora, è il sabato o la domenica? Alcune traduzioni, quelle rivedute, c'è scritto sabato. Perché? Dunque, abbiamo detto che la parola che noi ritroviamo nei comandamenti, che ritroviamo nella parola di Dio, è Shabbat. Ora, sia la somiglianza della parola stessa ebraica Shabbat a sabato, sia questo, e sia il fatto che cade in corrispondenza, quel Shabbat ebraico cade in corrispondenza del sabato, fa sì che alcuni, con alcune correnti, diventano molto legaliste su questo, che sia il sabato. Quindi la somiglianza del termine ha fatto sì che molti, anche in Italia, dedichino il giorno del Signore il sabato. In realtà il comandamento non è che noi lo dobbiamo fare di sabato, perché quel Shabbat non significa sabato, ma significa riposare, riposo, cessare, cessazione, cessare di fare i lavori. Per capire meglio quanto è errata questa interpretazione, dobbiamo sapere, come ho accennato prima, che questi comandamenti vengono scritti 1500 anni prima di Cristo. Ok? Siamo in Esodo? Bene. Le parole dei giorni della settimana, così come noi li conosciamo,
derivano dai Romani. I Romani li hanno inventati, non gli ebrei. I Romani, anche gli ebrei, non hanno lunedì e martedì. Non ce l'avevano, questa è storia, non è interpretazione di correnti religiose, è storia. I Romani hanno inventato i giorni della settimana 300 anni prima di Cristo, quindi 1200 anni dopo Esodo. Non può essere sabato, non esisteva il sabato. I Romani cosa hanno fatto? Hanno messo i nomi e i giorni della settimana prendendoli dai pianeti. Dalla luna, lunedì, da Marte, martedì, da Mercurio, mercoledì, da Giove, giovedì, da Venere, venerdì, da Saturno, sabato, e dal Sole, che domina, Dominus, domenica. Quindi non esisteva il sabato, l'hanno inventato i Romani, ripeto, 300 anni prima di Cristo. Qui stiamo parlando di 1500 anni prima. Quindi il Shabbat, che significa riposo, non ha nulla a che vedere con la parola sabato. E se alcune traduzioni lo fanno, è perché derivano dalla corrente sabatista, non ha nulla a che vedere con la parola originale. Ora, il motivo del perché qui Mosè dice che questo, che Dio ha lavorato sette giorni e poi ha lavorato sei giorni, scusate, quel settimo si è riposato, ma cosa fa riferimento Mosè quando sta scrivendo questo? Fa riferimento a Genesi 2:1-3. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito di quelli. Ora, avendo Dio compiuta nel settimo giorno l'opera sua, la quale egli aveva fatto, si riposò nel settimo giorno da ogni sua opera che egli aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso egli si era riposato da ogni sua opera che egli aveva creato per farla. Benissimo, qui come vedete ovviamente hanno dovuto scrivere riposo, che è la stessa parola. È la stessa parola, non avrebbero potuto scrivere il sabato nel settimo giorno da ogni... Per forza dovevano scegliere la parola riposo, ma è la stessa parola. Quindi Mosè fa riferimento a questo, qua, nei dieci comandamenti, fa proprio riferimento a questo. Il settimo giorno si riposò da ogni sopra che egli aveva fatta. Vi ricordo che la parola Shabbat, proprio la... Il significato puro, puro, puro è cessare. Cessare di fare i lavori, perché Dio non si stanca. Dio non si stanca. Come è scritto in un salmo, che lui non sonnecchia, ecco, il salmo 121:4 dice, ecco, colui che custodisce Israele non sonnecchierà né dormirà. Ovviamente cessò di fare i lavori e questo l'ho fatto sempre per amore a noi. Perché poi comandandoci di fare la stessa cosa in perpetuo, dopo lui, uguale come l'ha fatto lui dall'inizio, ci vedo un amore romantico meraviglioso, meraviglioso. Quello che lui vuole è il giorno del riposo, non che sia sabato. Inoltre, noi lo ritroviamo anche nel Nuovo Testamento, questo sabato. Quindi, per andare a rompere un po' il legalismo religioso come quello dei farisei che esiste tutt'oggi, andiamo a leggere che cosa ha fatto Gesù nel giorno del riposo, tradotto come il giorno del sabato, però ripeto, non esisteva allora il sabato, però le traduzioni lo riportano così. Marco 2:23-28, c'è qualcosa che Gesù va a rompere che sembra attualissimo e si potrebbe dire a tantissime persone oggigiorno questo che dice Gesù. E avvenne in un giorno di sabato che egli camminava per i seminati e i suoi discepoli presero a sbellare delle spighe camminando. E i farisei gli dissero, vedi, perché fanno essi ciò che non è lecito il giorno di sabato? Ed egli disse loro, non avete voi mai letto ciò che fece Davide quando ebbe bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come
egli entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote, Abiatar, e mangiò i pani di presentazione, i quali non è lecito di mangiare, se non ai sacerdoti, né diede ancora a coloro che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Dunque il figlio dell'uomo è Signore, eziando del sabato. Significa anche, eziando significa anche del sabato. Quindi dice: io sono il Signore anche del sabato. E se mi hai raccolto con delle spighe, oppure non vi ricordate che anche in passato è successo quando Davide ebbe fame, ebbe bisogno, fece questo nel giorno di sabato che non si poteva fare. Dice: io sono il Signore anche nel giorno di sabato. Quelli erano legalisti, dice: ma come nel giorno di sabato tu non devi fare niente, non devi raccogliere le spine, non puoi fare niente perché è il giorno di riposo, quindi non puoi fare. E Gesù ha rotto questo, perché lui dice: il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Tu non sei schiavo di quel giorno di riposo che non puoi, e non il resto. Pensate a tutte le persone che lavorano in ospedale, i medici chirurghi, chi sta al pronto soccorso e chi sta a un lavoro che deve lavorare per forza la domenica e dedica un giorno al Signore di riposo, a Lui, perché si dedica a Lui, che fa? Non sarà salvo? Non sarà salvo perché in quel giorno sta operando, sta soccorrendo al pronto soccorso una persona? Certo che no. Sembra ovvio, ma non lo è, perché per alcuni dicono che non è la vera Chiesa se uno si riunisce il sabato, che poi sabato non è, l'abbiamo visto. Molti non comprendono quello che c'è scritto anche in Ebrei 10:1, che l'alleanza del patto, che l'antica alleanza è un'ombra di quello che doveva venire. Non ha importanza adesso per Dio questo, e Gesù già lo rompe. Non ti sentire in colpa se hai in un lavoro dove per forza devi stare la domenica, perché per il Signore è importante che ci sia il giorno di riposo, è il riposo che per Lui è importante. Ovviamente se hai un lavoro, che sei libero la domenica, dovresti dedicarlo al Signore, perché questo è quello che hanno fatto i primi discepoli. Allora, e adesso lo vediamo del perché noi non lo facciamo un giorno a caso, cioè se uno è costretto, ok, ma altrimenti è la domenica, e adesso lo vediamo il perché. Anche se molti affermano che non c'è nessun passaggio nella Bibbia che ti dice di passare dal sabato alla domenica, dicono che sia stata un'invenzione, eccetera, noi sappiamo che i primi discepoli si riunirono proprio di domenica. E anche se alcuni dicono che è il comandamento del Signore di riunirsi il sabato, che il sabato non esisteva, ma dicono così, in realtà quando hanno chiesto a Gesù Cristo qual è il più grande comandamento, gli ha risposto di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente, e di amare il prossimo come te stesso. E io nel comandamento di Dio, in questo comandamento di Dio del giorno del riposo, ci vedo tantissimo amore. Ci vedo tantissimo amore per noi. Già il fatto che abbia voluto fare uguale come l'ha fatto Lui, e il fatto che ci ha dato la possibilità di riposare, di non essere così, no, duri, è bellissimo. Quindi ora, un'altra cosa importante per essere esaudienti con lo studio, e quindi noi perché stiamo qui la domenica? Siamo qui la domenica perché Gesù Cristo è risorto di domenica. Non ho detto è andato da qualche parte, no, è risorto di domenica, ha vinto la morte di domenica, ha aperto un varco tra noi e Dio Padre di domenica, ha rotto il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, cioè dalla presenza di Dio, affinché noi attraverso di Lui, attraverso il suo sangue, il suo sacrificio, potessimo arrivare a Dio Padre. Lui è risorto per noi, ha fatto questo, è morto, dopo 3 giorni è risorto di domenica.
E quindi noi vediamo che inizialmente i primi cristiani si continuavano a riunire nelle sinagoghe, che era il loro luogo di culto, che era il giorno dello Shabbat, che cade di sabato, ecco perché poi tutta la diatriba. Però dopo, quando a causa della persecuzione i cristiani dovettero, non potevano predicare tutta la verità nelle sinagoghe, e c'è stata la persecuzione, quindi si sono sbissati, si riunivano in segreto nelle case dove potevano, e quando lo facevano? La domenica. Vogliamo leggere Atti 27. È nel primo giorno della settimana, essendo i discepoli riuniti per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, fece loro un sermone e distese il ragionamento sino a mezzanotte. Ora, il primo giorno della settimana, se il settimo giorno per gli ebrei è lo Shabbat, quindi il che cade di sabato a noi, il primo giorno della settimana è la domenica, perché Cristo è risorto la domenica. Quindi facevano la cena del Signore e dopodiché Paolo predicò loro. Leggiamo anche Prima Corinzi 16:1-2. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, come ne ho ordinato alle chiese della Galazia, così ancora fate voi. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi riponga appresso di sé ciò che gli sarà comodo, a ciò che, quando io sono venuto, le collette non si abbiano più a fare. Quindi anche il fatto di creare una colletta, perché dovevano aiutare, in questo caso specifico, la Chiesa di Gerusalemme, che ne aveva proprio bisogno, quindi quando lo facevano il primo giorno della settimana, che è la nostra domenica. Anche quindi la colletta, quindi raccimolare un po' di soldi, lo facevano il primo giorno della settimana. E così, dice, non solo i Corinzi lo fecero, ma anche la Chiesa della Galazia. Cioè, quando voi leggete Galati. Bene, così lui scrive una carta, una lettera, dice così, quando devo venire non li dovete stare a fare. E questo comunque lo facevano, quello che ci interessa è che lo facevano il primo giorno della settimana, che è domenica, che è la domenica, ok? Quindi la cena del Signore, la predicazione, la raccolta, in questo caso delle collette, ma noi sappiamo che la Chiesa andava avanti, poi la chiesa, ogni chiesa locale con le offerte, che l'offerta può essere anche superiore ad una decima, quindi non si tratta di essere avari, di non voler dare la decima, l'offerta può essere anche 100 volte tutto quello che hai, può essere, quindi è libera, può essere anche superiore alla decima, che è un falso insegnamento. Bene, quindi lo Shabbat come giorno di riposo al Signore e la domenica della Chiesa rappresentano un po' due cose un po' diverse, perché lo Shabbat è legato alla creazione del popolo di Israele, tutto girava intorno a questo giorno di riposo, al culto. Invece il giorno del Signore, come viene chiamato il giorno del Signore, qual è? Il giorno in cui lui è risorto ed è il giorno in cui si iniziavano a riunire i primi credenti. Il giorno del Signore ha a che vedere con la creazione della Chiesa, ha a che vedere con la grazia, ha a che vedere con il nuovo patto. Non dobbiamo ritornare indietro. Vogliamo essere ancora più sicuri e certi che questo insegnamento e questi riferimenti ci fanno veramente stare sicuri che stiamo facendo la cosa giusta? Vogliamo essere sicuri? Sì. Vogliamo essere sicuri? Sì. Leggiamo Colossesi 2:13-17, che ci chiarisce che il sabato appartiene, cioè il giorno di riposo, appartiene alle ombre della legge e non alla grazia, non alla luce della grazia. Vogliamo leggere quanto è stato necessario riprendere anche le prime comunità, perché per loro era più fresco il fatto che si riunivano non la domenica ma lo Shabbat il giorno prima, no? Quindi
è stato necessario riprendere più volte le chiese, perché sin da allora c'erano discussioni che continuano anche oggi, ma la Bibbia ce lo dice, quindi vogliamo leggere Colossesi 2:13. È da colui vivificati voi, che eravate morti nei peccati e nelle circoncisioni della vostra carne, avendovi perdonati tutti i peccati, avendo cancellato l'obbligazione che era contro a noi negli ordinamenti, la quale c'era contraria e quella tolta via, avendo confitta nella croce e avendo spogliato la potestà e i principati, li ha pubblicamente menati in spettacolo, trionfando ad essi in esso. Nessuno dunque vi giudichi in mangiare o in bere o per rispetto di festa o di calendi o di sabati. Sarebbero le lune nuove, le feste che celebravano, o di sabato, o di sabato. Nessuno vi giudichi in quanto a mangiare, a bere, a giorni di festa, a giorni di riposo, giorni di sabati. Nessuno vi giudichi in quanto a questo, perché Dio ha cancellato, Gesù Cristo ha cancellato l'obbligazione che c'era nei comandamenti, negli ordinamenti, che era contraria e quella ha tolto via, avendola conficcata nella croce, ha spogliato principati e podestà, che ancora di nuovo con questi di rispettare le feste, rispettare, perché gli ebrei ne avevano tante, di feste per rispettare i nuovi luni, che erano le lune nuove, che sarebbe questa parola, questa è una tradizione, una traduzione più vecchia, o di sabati, che sarebbero il giorno del riposo, dice ancora questo. No, nessuno vi giudica in base a questo. Quindi se c'è qualcuno che vuole riunirsi per forza di sabato, del sabato nostro italiano nel 2023, che lo faccia pure. Dio non li condannerà, non andrà a non salvarli perché si riuniscono di sabato, ma loro non devono giudicare chi vuole farlo come la Chiesa primitiva che si riunisce la domenica. Nessuno giudichi in quanto a queste cose, in quanto ai giorni di festa, a sabato, a riposi e cos'è. Nessuno lo deve fare. Quindi, poi vogliamo anche leggere Galati 4:9-11, che ci indica, attenzione, che ci indica che quell'osservanza legalistica del sabato è un ritorno alla schiavitù. Leggiamo. Ed ora, avendo conosciuto Dio, anzi, piuttosto essendo stati conosciuti da Dio, come vi rivolgete di nuovo a deboli e poveri elementi, a quali, tornando indietro, volete di nuovo servire? Voi osservate giorni e mesi e stagioni ed anni. Io temo di voi, che io non abbia faticato in vano in verso voi. Questa è la traduzione vecchia. Nel frattempo puoi prendere una nuova, che una, se ce l'hai a disposizione, se non importa, se non importa. Quindi dice, voi di nuovo siete ritornati indietro a voler festeggiare il giorno, questo, quell'altro, dice, io temo che con voi, cioè un po' la disperazione lì anche di Paolo, dice, io temo che con voi abbia lavorato in vano. Quindi noi sappiamo che le lettere, la maggior parte delle lettere, sono scritte per riprendere delle situazioni che non andavano bene. Quindi Paolo ha dovuto riprendere loro che ancora si fissavano nel giorno, no, di quale deve essere, eccetera, e quindi li riprende. Quindi siete deboli, se rivolgete, lo vuoi leggere di nuovo tutto, che non è mai poco a leggere la parola? Ora, invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e ai poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. Va bene, dallo stesso senso, non cambia molto, dallo stesso senso. Dice, voi se vi rivolgete a queste cose, siete deboli.
Se vi fissate e pensate che essere dei bravi cristiani sia fare questo, rispettare quello, siete di nuovo entrati nella schiavitù legalista, siete deboli nella fede. Vogliamo anche leggere Romani 14, 4, 13, che suggerisce la stessa cosa, che avere queste caratteristiche legalistiche è essere un cristiano immaturo e con una coscienza debole. Attenzione, abbiamo una bella pericope da 4 a 13, quindi attenzione. Chi sei tu che giudichi il famiglio altrui? Egli sta ritto o cade al suo proprio Signore, ma sarà raffermato, perché Dio è potente da raffermarlo. L'uno stima un giorno più che l'altro, e l'altro stima tutti i giorni pari. Ciascuno sia appena accettato nella sua mente. Chi ha divozione al giorno, bella al Signore, e chi non ha alcuna divozione al giorno, non bella al Signore. E chi mangia, mangia al Signore, perché Egli rende grazie a Dio, e chi non mangia, non mangia al Signore, eppur rende grazie a Dio. Poiché nessuno di noi vive a se stesso, né muore a se stesso, perché seppur viviamo al Signore, e se moriamo al Signore. Dunque, o che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Impero che a questo fine Cristo è morto, è risuscitato, è tornato a vita, a ciò che Egli signoreggi è sopra i morti e sopra i vivi. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello, ovvero tu ancora, perché sprezzi il tuo fratello? Poiché tutti abbiamo a comparire davanti al tribunale di Cristo, perché Egli è scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà ragione di se stesso a Dio. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo: di non porre intoppo o scandalo al fratello. Bene, puoi andare anche dall'inizio. Ovviamente non andiamo a estrapolarlo tutto, però è chiaro che qui parla che se uno stima un giorno più di un altro, lo fa per il Signore, non bisogna giudicare. Se uno stima invece tutti i giorni pari, sia appieno convinto, dice, accertato, convinto nella sua mente. Se uno lo fa per il Signore, non c'è nulla di male. Però che nessuno giudichi il fratello. Qui parla anche del mangiare, che tutt'oggi, nonostante sono passati centinaia di anni, tutt'oggi c'è ancora. Ah, oggi è quel giorno, non si mangia carne, oppure non si mangia il maiale, che ne so, alcune religioni, oppure anche nelle regioni di Stato, con un giorno in particolare, non si mangia la carne. Se uno lo fa per il Signore, chissà che è libero, perché noi sappiamo che siamo liberi di poter mangiare qualsiasi cosa, non deve nemmeno giudicare chi lo fa, perché chi lo fa per il Signore, perché si cade anche in questo, in chissà molto, nel sentirsi un po', no, che può giudicare chi invece, no, ma tu puoi mangiare. Chi lo fa per il Signore, come il giorno del riposo. Se uno stima tutti i giorni uguali, lo fa, si è convinto nella sua mente, lo fa per Dio, va bene. Se invece uno stima, c'è scritto un giorno più di un altro, lo fa per Dio. Se lo fa per Dio, va bene. Che nessuno giudica il suo fratello, perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Quindi che cosa capiamo? Che Gesù non è venuto a dire non ci deve essere un giorno di riposo. Lui ha stabilito che ci deve essere un giorno di riposo, ma non è importante quale giorno sia, tanto che le chiese di un tempo sono state riprese a più scaglioni perché cadevano in queste diatribe che persistono tutt'oggi. Vogliamo leggere l'ultimo versetto, quando Gesù invita i suoi a riposarsi, e non si trattava né dello Shabbat né del giorno del Signore che doveva ancora avvenire, perché lui era ancora in vita. Invita a riposarsi perché ne avevano bisogno. Ecco.
proprio Gesù viene a rompere tutto il legalismo di essere quelli che conoscono e che quindi puntano il dito verso gli altri cristiani. Ma andate ad evangelizzare chi non conosce la verità della grazia e dell'amore di Dio. Ci vogliamo leggere questo comportamento d'amore che ci fa conoscere ancora di più il carattere di Gesù in Marco 6, 30-32. Ora gli apostoli si accorsero presso di Gesù e gli rapportarono ogni cosa, tutto ciò che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venite voi in disparte, in qualche luogo solitario, e riposatevi un poco. Perché coloro che andavano e venivano erano in gran numero, talché quelli non avevano pur agio di mangiare, e se ne andarono in sulla navicella, in un luogo solitario, in disparte. Avete immaginato la scena? Gli apostoli vanno a Gesù e gli vanno a raccontare, come fanno i bambini, gli vanno a raccontare quello che avevano fatto, e quello che avevano insegnato, tutto ciò che avevano fatto e insegnato. Tipo, maestro, lo sai che abbiamo detto, abbiamo insegnato? No, loro ovviamente evangelizzavano con le parole che Gesù insegnava loro. E loro avevano il gusto di andare dal maestro, da Gesù, a dire, lo sai che abbiamo detto questo, abbiamo fatto questo, eccetera, eccetera. Però Gesù in quel momento li vede stanchi, perché c'erano grandi folle che li avevano seguiti, non sappiamo da quante ore instancabilmente avevano insegnato, avevano evangelizzato. E che cosa dice? Venite, venite in disparte in qualche luogo solitario e riposatevi un poco. E poi lo fanno, se ne andarono su una barca. Venite, riposatevi. Perché come abbiamo detto prima, Lui è il Signore anche del giorno del riposo, e che il giorno del riposo è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il giorno del riposo, e che se avevano bisogno di riposare lo potevano fare anche in questo giorno che non era lo Shabbat, che non era il sabato. Quindi cosa capiamo? Che è importante il riposo, che è importante dedicarsi al Signore, ma non è importante il giorno, e che se cadiamo in questi giudizi siamo piccoli nella fede. Chi cade in questo giudizio è piccolo nella fede. Dio ha santificato sicuramente un giorno speciale per riposarsi, perché come l'ha fatto Lui, così lo ha dedicato anche a noi, lo ha comandato che noi lo avessimo, noi perché ne abbiamo bisogno, Lui per dare l'esempio. Lui ha cessato di fare ogni creazione il settimo giorno, l'ultimo giorno, che il nostro è l'ultimo della settimana, che il nostro è il giorno del Signore dove Gesù è risorto, perché noi siamo la Chiesa e non siamo ebrei. E allora va bene la domenica. Però ripeto, non c'è colpa di chi sta lavorando al pronto soccorso e lo dedica un giorno al Signore, un altro giorno di riposo, perché Gesù ha spezzato questo. Ovviamente la domenica non è un giorno qualunque, perché il Signore è risorto, quindi noi, come seguendo l'esempio dei primi cristiani, come abbiamo visto, che si riunivano sia per la cena del Signore, sia per accumulare la colletta, sia per la predicazione, lo facevano la domenica, è chiaro che noi lo facciamo di domenica. Però sicuramente chi è convinto nella sua mente che lo fa di sabato, sicuramente non per quello se ne andrà all'inferno, per quello. No, non dobbiamo giudicare noi come gli altri non devono giudicare i cristiani, la Chiesa che si vuole continuare a fare come hanno fatto i primi apostoli, i primi discepoli. Benissimo, quindi io ci vedo veramente grande amore in questo comandamento anche di Dio per noi. Queste sono cose che è importante sapere, perché ci possiamo imbattere nel tempo in varie altre mentalità. Noi quello che dobbiamo avere è la mente di Cristo, conoscere qual è il giusto relax che Dio ci concede, che non è solo un relax di stare stesi a vedere la TV, è un giorno in cui cessiamo di fare il nostro lavoro ordinario e lo dedichiamo al Signore. Ed è una cosa meravigliosa. Tutto il mondo si dovrebbe fermare e
e stare a lodare il Signore. In realtà in questo momento tanti lo stanno facendo, però purtroppo sappiamo che non tutti. Quindi sta a noi dedicarci a tenere alta la parola delle verità, ad amare in modo passionale Dio come il primo amore, ok? Amarlo con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore, senza cadere nel legalismo, senza essere dei farisei, dimostrando il carattere di Cristo, quello misericordioso, quello di amore, quello di comprensione, quello di saggezza. Bellissimo. È meraviglioso. Ogni studio, ogni comandamento di Dio, anche quello in cui sembra, diciamo, che sia solo un comandamento lì, lo devi fare, punto e basta, è nascosto veramente tutto quell'amore così passionale di Dio, così premuroso per la sua creatura, che gli interessa che si riposi, che gli interessa che abbia una vita che rispecchia quello che lui al principio ha fatto nella creazione. È meraviglioso che noi stiamo qua oggi, è meraviglioso che noi oggi stiamo ricordando questo, è fantastico. Voglio ringraziare e dare gloria a te, Signore e Dio Padre, onnipotente, meraviglioso, per tutta l'opera tua, per ogni tua parola, per ogni tuo comandamento, per ogni tua esortazione, per ogni tuo insegnamento, perché la tua parola si è investigata con dedizione, con amore, è inconfondibile, è sicura, è certa, e non dà segni di qualche confusione o mancanza. Perdona, Padre, tutti quelli che mettono inciampo all'opera tua, e edificali, edificaci e dacci tanta saggezza per invece lasciare un segno qui nella vita che ti dia gloria, che dia gloria e onore a te, e tenga alta la parola di verità. Grazie del tuo amore che sgorga verso di noi sin dal principio. Grazie per tutto quello che hai preparato per i tuoi, Padre. Grazie infinitamente. Apri le menti, apri i cuori, scaccia ogni spirito di bugia, scaccia ogni spirito di orgoglio che impedisce alle persone di evolversi, che impedisce ai credenti, che impedisce al popolo tuo di conoscere veramente appieno la verità. Fa che non rimaniamo nell'epoca dell'ignoranza, come è scritto, della debolezza, ma fortificaci in verità, in giustizia, con ogni tua parola. Padre, per l'opera tua dello Spirito Santo, te lo supplico nel nome di Gesù. Amen. 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 Un saluto carissimo a tutti quanti, a chi ci segue, a voi, a tutti quanti. Benedizioni infinite.